Milan ha tutta l'intenzione di rinforzare la sua difesa e potrebbe puntare su un talento molto interessante e dal gran fisico, oggi impegnato a 2024 euro. I sogni del Milan ripartiranno da Paolo Fonseca e dalla volontà di allestire la squadra migliore possibile per puntare dritta verso lo scudetto già il prossimo anno, ma potrebbero intrecciarsi con quelli di un calciatore impegnato in nazionale in queste settimane, e che potrebbe fare la differenza per il suo popolo, anche oggi. Uno dei reparti che i rossoneri hanno intenzione di rinforzare è certamente la difesa. Il capitolo più scuro per il club di Milano è stato proprio quello dei gol subiti, con una retroguardia che ha traballato a lungo per tutta la stagione e che è stata continuamente vittima di molti gravi infortuni muscolari. In molti hanno dato la colpa alla preparazione effettuata da Stefano Pioli, pur riconoscendo allo stesso tempo la necessità di migliorare la squadra. È così che le idee del Milan potrebbero incrociarsi con il percorso della Serbia, in particolare per Strahinja Pavlović, un gigante da 194 cm d'altezza che sa comandare la sua linea difensiva e sfruttare la fisicità a suo vantaggio. Pavlović è la nuova idea del Milan in difesa, i costi dell'operazione. Il centrale gioca ancora nel Salisburgo, ma la sensazione è che non resterà lì a lungo prima dell'approdo in una big conclamata del calcio europeo. Ha esordito in nazionale maggiore nel 2020, ha soli 19 anni, e ha già totalizzato 35 presenze, mettendo a segno anche 4 gol. Stiamo parlando, quindi, di un prospetto che ha già sviluppato una personalità importante e molto bravo nel gioco aereo. Il grande problema per i rossoneri potrebbe essere la sua valutazione. Chi vorrà Pavlović dovrà sborsare 25 milioni di euro e questa cifra potrebbe anche salire notevolmente, se la Serbia, e anche il centrale, dovessero essere protagonisti a 2024 euro, allora si potrebbe arrivare anche a 35-40 milioni di euro, con le big di Bundesliga in prima fila. Intanto, oggi il Milan potrà seguirlo oggi nel big match contro l'Inghilterra, un bel banco di prova per testare la sua forza in difesa.